Qui davanti al provveditorato agli studi della Spezia siamo in compagnia di Eleonora Fresco che ci parla dello sciopero e della mobilitazione che c'è oggi, del presidio che gli abilitati magistrali, se parliamo di maestri di scuola, dei nostri figli, sono qui. E primaria. Allora, noi siamo abilitati diplomati magistrali della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Siamo qui perché siamo stati colpiti nella nostra dignità professionale, colpiti come persone, colpiti come insegnanti e come lavoratori da 10 anni, 15 anni, 20 anni, 7 anni, 8 anni nel mondo della scuola. Abbiamo ricevuto una sentenza che ci ha umiliato, che dice che non siamo idonei. Ma si può non essere idonei dopo 15-20 anni? E che cosa abbiamo fatto secondo loro in tutto questo tempo? Abbiamo servito la scuola italiana sottopagate e sfruttate ogni anno assunte e ogni anno licenziate. Ma vi pare una cosa seria che ci fa lo Stato a noi? Io sono mamma, insegno le regole ai miei figli, no? Lo Stato, che è la nostra mamma e dovrebbe tutelare i suoi lavoratori e fare bella figura verso l'utenza, che sono i genitori e i nostri bambini che frequentano le scuole, dice che non siamo idonei dopo 15 anni, peggio che le barzellette. Quindi noi vogliamo un riscatto, vogliamo le scuse, siamo disposte anche a formarci con formazioni alte, però, che ci insegnino a migliorarci, ad affinare le nostre metodologie sul campo, perché noi siamo già preparati e non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Quindi le vostre richieste odierne sono quelle: accettereste tranquillamente un passo, uno step successivo nella formazione, non so se vi viene richiesta, ma immagino di sì. Speriamo. Dopo 15-20 anni di comunque lavoro con i ragazzi delle primarie e delle elementari, e questo è il motivo per cui siete qui oggi. Certo, perché non vogliamo essere più giudicate come ragazzine di 20 anni, nessuno di noi qua ha 20 anni, siamo tutte mamme, abbiamo marito, abbiamo figli, quindi riteniamo che sia stato un colpo basso quello che ci è stato dato dalla giustizia italiana, e quindi speriamo a chi metterà mano su di noi, che siamo lavoratori dignitosi, dare ordine al disordine che è stato creato, senza rispettare i punteggi, gente che entrava di ruolo, gente che non entrava, sentenze che dicevano di sì, sentenze che dicevano di no. Il diritto italiano è ora che prenda mano a questo e dia ordine e rispetto per chi siamo e per quanto valiamo. Quindi la vostra richiesta è soprattutto di chiarezza. Bravo, chiarezza, perché la confusione non serve a nessuno. Quando un bambino è confuso e non ha regole, è disorientato. Noi siamo lavoratori dello Stato italiano confusi e non sappiamo più dove sbattere la testa. Gente che si è riscritta all'università, gente che ha fatto altri corsi. Ma abbiamo il diploma, è vero, ma non siamo solo diplomate. Abbiamo tanta esperienza e abbiamo anche tanta formazione fatta con i nostri soldi, perché a noi la formazione non ce l'ha mai pagata nessuno. Grazie. Prego. Grazie.